Ciao e bentornati su This War of Mine con il secondo episodio. Come vedete ho spostato la webcam e andiamo a continuare l'avventura che abbiamo iniziato la scorsa volta. Avevamo concluso il primo giorno, vediamo se oggi riusciamo a farne due o se nei 20 minuti che mi sono prefissato rimaniamo comunque in grado di farne soltanto uno. Grande bottino stanotte, guardate cosa ho trovato. Pavle è tornato, avevamo trovato un sacco di cose interessanti in effetti. Perfetto. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo sicuramente riuscire a costruire un po' di cose. Vediamo intanto, Pavle ha fame ed è stanco, Bruno ha fame ed è stanco, lei ha fame, è leggermente malata ma è in recupero. Le darei un po' di medicine, quelle che funzionano poco perché non sono vere medicine, ma comunque proverei a darle quelle. Di sicuro adesso costruiamo il fornello e lo costruiamo in realtà al piano di sopra vicino al frigorifero. Lo posizioniamo. Per il resto Bruno in realtà potrebbe fare altre cose. Vediamo se con i materiali che abbiamo raccolto possiamo davvero costruire almeno il coltello. Direi di sì, mi sembra di sì, che fosse una cosa che potevamo costruire. In realtà no, mancano dei materiali, ne mancano tanti, o almeno 4. Vabbè, dobbiamo comunque aspettare. Aspettare la prossima sortita, direi, perché qui di cose da ripulire non ne vedo più. Comunque, finalmente abbiamo una cucina. Però siccome abbiamo poco cibo per adesso, è vero che sappiamo dove trovarlo, però cercherei di fargli fare la fame a questa gente. Lo so che è brutto da dire adesso, ma hanno soltanto fame, non hanno molta fame. Quindi per il momento io faccio lo stronzo. Vediamo altro, se possiamo costruire altre cose. In realtà no, in realtà no. Possiamo costruire dal legno del combustibile che ci servirà per la cucina, direi. E i libri non sono propenso a usarli, i libri, per il momento. Per migliorare questo oggetto ci vogliono una marea di materiali e una marea di legno. Per ora il legno non è tantissimo il legno che ci serve, ma i materiali ce ne servono veramente una marea, 30. Non li prendiamo con una sola sortita. Per migliorare questo invece servono una marea di materiali ancora, ma sono l'unica cosa che in realtà ci mancherebbe. Vediamo un attimo, per migliorare la cucina una marea di materiali ancora. Quindi la cosa veramente più preziosa al momento sono ovviamente il cibo e ovviamente dei materiali. Mi dispiace non poter costruire un altro letto e non poter costruire il coltello, perché per il coltello comunque mancano i soliti materiali, e per il letto mancano i soliti materiali. Vediamo un attimo, mancano i soliti materiali, esattamente, anche se non ne mancano tantissimi. Prima o poi dovremo costruire una stufa e indovinate, ci servono dei materiali. Componenti, li sto chiamando materiali ma sono componenti. Chiedo umilmente perdono. Un'altra cosa importante che ci servirà sarà il collettore di acqua piovana, e servono dei componenti per costruirlo, e la distilleria rudimentale, che in realtà ci servirà per produrre alcol, che potremmo scambiare con delle cose, perché è comunque un bene prezioso. In realtà non vedo molte cose da fare se non far prendere le medicine a Katia. La facciamo alzare e la mandiamo a prendere medicine. Lei giustamente è malata e invece di usare le scale decide di entrare qua dentro salendo da un buco nel muro, nel pavimento.
La rimandiamo a letto. Le potremmo far prendere del caffè. Teniamo Bruno di buon umore. Lo facciamo sedere. Devo capire come farlo fumare. Deve esserci un modo per farlo fumare. Vediamo un attimo, zoomiamo un po'. No, la nostra roba. Allora, noi abbiamo delle sigarette, per esempio. Lascia che qua già esci. Meno male che ho questo libro, quindi i libri in realtà servono. Io vorrei farlo fumare. Però non me la fa né equipaggiare né lasciare. Vediamo un attimo. Pavle che cosa può costruire? In realtà soltanto cibo, quindi il caffè, anche il caffè. Ok, a meno che non siano loro i primi a poterli usare da soli, autonomamente, no, questo è un aspetto che sinceramente non ricordo. D'altronde a questo gioco ci ho giocato quasi 2 anni fa. Quindi però non vedo. Il pulsante destro non funziona. Ok, niente. Beh, direi che per il momento la giornata la possiamo chiudere qui. Terminiamo il giorno, quindi, perché non mi vengono in mente altre cose che possiamo fare in realtà. E saltiamo direttamente alla notte. Allora, lei è leggermente malata e dovrebbe riposare, dovrebbe dormire. Il problema è che ho bisogno che qualcuno faccia la guardia. Sarebbe l'ideale che lei facesse la guardia e Bruno dormisse. Però no, non ancora. L'ultimo giorno in cui la faccio dormire a letto, perché voglio vedere se riesce a guarire. Abbiamo fatto prendere quelle medicine. E Pavle deve uscire assolutamente e torna nella casa dove siamo stati, perché deve prendere un sacco di cose adesso. Deve prendere un po' di cibo, ma non tanto, e tutti i materi, tutti i componenti che riusciamo a prendere. E la facciamo subito questa cosa. Non ci servono più pala e grimaldello in realtà, perché abbiamo già aperto tutto. Quindi andiamo direttamente a prendere tutto quello che riusciamo a portare via da questa casa. Allora, intanto prendiamo un po' di cibo. Prendiamo un po' di cibo. Ok, non lo voglio prendere tutto per ora. Qui c'è tanto zucchero, servirà quando faremo l'alcol. Non voglio prendere tanto cibo perché voglio prendere tanti componenti. Voglio prendere tutti i componenti che riesco a portare via. Qualcosa c'è di sicuro anche qua. Vediamo un po'. Sì. Ok. Sono importanti anche questi, ma per il momento no, io ho bisogno veramente di componenti. Ok. Sono veramente preziosissimi i componenti. Servono per qualunque cosa. E in casa sono già finiti. Prendiamo l'acqua. Prendiamo l'acqua. Ok, scendiamo giù. Qui non c'è niente. Qui ci sono già stato, non ricordo. No. Ok. Scendiamo ancora. Ci vorrebbe una sega per aprire questa porta. Qui
componenti, prendiamo altra acqua, ci avanza dello spazio. Ci avanza dello spazio, possiamo prendere un po' di cose che in realtà allora era qua. A questo punto abbiamo svuotato completamente questa casa dei componenti. E resta soltanto da riempirci le tasche il più possibile, e ce le riempiamo con tutto il cibo che riusciamo a prendere adesso, e abbiamo preso tutto. Qua sopra c'erano degli componenti elettronici, forse vediamo un attimo se questi li possiamo prendere o se... Ok, questo per esempio non posso prendere. Sì, posso. E questo, ok. Acqua? Sì, posso prendere un altro po' d'acqua. Non vedo altre alternative, altre cose da portare via. Vediamo un po'. Se tra le cose che ho già... No, legno. Qui resterà praticamente solo legno. E lo zucchero. Questo sì, ok, posso. E basta. E il tabacco. Ok. Corriamo all'uscita. È stata rapida come nottata, perché sapevamo già che cosa ci aspettava, e quindi siamo andati molto tranquilli. Vediamo un po', non andranno tutte così le giornate, e soprattutto vediamo che cosa è successo nella notte tra il secondo e il terzo giorno. Potrebbe essere successo qualcosa di brutto. Ho trovato un po' di cose di qualità che nottata. Ok. Qualcuno ha fatto irruzione, perfetto. È venuto qualcuno durante la notte e ha portato via tutto con la forza? No. Qualcuno è entrato a derubarci, devono aver avuto più paura di noi, così ci hanno feriti appena. Per fortuna eravamo tutti armati. Bruno è stato ferito, ma gli aggressori non hanno rubato niente. Dovremmo mettere in guardia più gente. Porca miseria. Leggermente ferito, va bendato. E Katia è guarita. Katia è guarita. Ok. E sta bevendo il caffè. Quindi fumano e bevono da soli. Perfetto. Lui è molto stanco. Adesso lo bendiamo. E sarebbe da fargli cucinare qualcosa e poi mandarlo subito a letto. Ok. Ora cuciniamo qualcosa per tutti rapidamente. Ok, non posso perché mi manca questo, però io in realtà posso fare del combustibile con il legno e con... no, con le parti no, con il legno. Ok, se ne voglio fare 3, secondo me serviranno... ho solo 2 verdure, quindi posso far mangiare solo 2 di loro in questo modo. Però no, i libri no, il legno, ok. Produco un po' di combustibile, credo, non so che cosa stia facendo in realtà. Ok, Pavle deve... è giustamente molto stanco. Mandiamo a letto Pavle mentre Bruno cucina. Abbiamo solo un letto. Ok. Oh, ora posso cucinare. Perfetto. Quindi cucino questo. Pavle non dorme da 2 giorni, in effetti. Ok. Ok. Non hanno molta fame, hanno fame. Però, vabbè. Lo facciamo mangiare, Bruno. Ok. Allora, lei si è riposata abbastanza. Ok. Bruno è molto stanco, ma va bene. Stanotte facciamo dormire Bruno. Allora, vediamo se possiamo costruire qualcosa. Un altro letto, una stufa, un letto.
No, il letto aspettiamo. La sedia ce l'abbiamo. La radio potrebbe servire, ma aspettiamo. Che temperatura c'è fuori? 18 gradi. Potrei non essere in grado di costruire un'altra stufa la prossima volta. Però devo anche costruire un'arma. Allora, facciamo questa pazzia. E la pazzia è costruire intanto una stufa, che non so dove mettere, perché non vorrei metterla qui, perché sarebbe l'unico posto dove posso mettere un altro letto. Anche se vabbè, sarebbe qui, qua no. Ok, mettiamola qua. Vabbè, proviamo. La stufa ci vorrà, ci vuole. Ok. Facciamo sedere Bruno e magari si mette a fumare, così si riposa un po'. Si riposa, si tira un po' su. Ok. Lo so che hai bisogno di riposare, Bruno, lo so. Diamo un attimo tempo a Pavle di riposarsi, perché dovrà riuscire Pavle. Ottimo. Ora abbiamo una stufa. Vediamo se con i materiali che avanzano riusciamo a costruire un'arma. Perfetto. Posso farne due? Ovviamente no, perché non ho abbastanza armi. Però... E ho finito anche il legno in questo modo, comunque. Mi sembra di ricordare si potesse costruire un'accetta. Munizioni, giubbotti antiproiettile. Servono una marea di parti e una marea di legno. E ora inizia a servire il legno. Qua avrò finito tutto, immagino. Sì. Non so se... Bruno deve dormire nel letto. Pavle è stanco. Potrei mandare fuori Katia. Ok, Pavle adesso è solo stanco, quindi è già migliorato un po' rispetto a prima. Questo vuol dire che in realtà Pavle è un velocista, è rapido, e no, deve essere lui quello che esce. Ok, allora facciamo svegliare Pavle e mandiamo a letto Bruno. E Bruno deve riposarsi assolutamente. Ok. Fatto questo, qualcuno dei loro due deve mangiare. Facciamo mangiare Pavle per adesso, così ha solo il problema di essere stanco. Ok. Lei la mandiamo a riposarsi, è sulla sedia, magari si beve un caffè, forse no. Ok, direi che possiamo far passare anche questa giornata e andiamo direttamente alla notte. La notte, allora, abbiamo detto, rovista Pavle, Bruno dorme nel letto e Katia fa la guardia. Dove li mandiamo? Li mandiamo qui, nella villetta distrutta, dove forse c'è altra gente che vive qui, però non c'è pericolo. Se no c'è la chiesa di St. Mary e la scuola bombardata, è stata bombardata varie volte, purtroppo gli scantinati sono quasi completamente crollati, ma puoi recuperare legno e altri materiali da accumuli di macerie. Portarsi una pala non farebbe una cattiva idea, quasi quasi, siccome noi abbiamo bisogno veramente di materiali e di parti, di componenti, potremmo andare prima lì. Ok, andiamo qua.
portiamo la pala, visto che ce l'ha chiesto, e il grimaldello può servire, e andiamo a rovistare. Ci servono legno e componenti, sono la priorità perché cibo per adesso ne ho. Ho sentito dire che le reazioni erano in pieno svolgimento quando è iniziato il bombardamento. Che fine hanno fatto i ragazzi? Devo stare attento perché non è detto che non ci sia nessuno. Quindi, ok, non c'è nessuno. Potrebbe essere un topo, perché ci sono dei topi. Questa roba la lascio qui per adesso. Solo spazzatura inutile. Diamo un'occhiata qui. Ok, non c'è nessuno. È chiusa dall'altro lato, ok. Rovistiamo qua. Niente. Ci sono molte macerie di mezzo. Io spero che questo voglia dire che c'è un bel bottino. Qua si scende, perfetto. Alleluia, prendi tutto, caro. L'ho già riempito. Si è chiusa dall'altro lato. Qua per aprirla ci vuole una sega. E qua c'è qualcosa di importante. Non posso prendere più niente, ho già riempito. Ho un po' di tempo ancora, faccio un giro per vedere che roba c'è. Qui posso nascondermi. Oh cazzo. C'è qualcuno e non sono armato. Andiamo su e saliamo su. Spero non sia armato. Qui non mi sembra di vedere cose. C'è... ah, qua c'è qualcosa forse. È l'1:20, devo stare attento anche all'orario. C'è molto legno alcune parti. È immenso questo posto. Ok, qui ci dobbiamo tornare, ma mi sa che dovremo tornarci armati. Ok, corriamo all'uscita. Abbiamo preso tutto il prendibile, che è legno e componenti. Vorrei tanto che potessimo avere più bagaglio, più spazio nello zaino. Però, per il momento, non è questo il caso. Il nostro personaggio porta solo un tot.
Ok, quarto giorno. Bene, direi che per il momento ci possiamo fermare qui. Abbiamo combinato un po' di cose positive, ma ci stiamo rendendo conto che i componenti sono preziosissimi e sono difficili da portare perché occupano molto spazio e ne abbiamo bisogno in quantità industriale. E quindi dovremo usare molte delle notti che abbiamo davanti a noi per collezionare il più possibile componenti. Allo stesso tempo dovremo cercare del cibo e allo stesso tempo dovremo iniziare a raccogliere del legno perché, lo sappiamo, prima o poi arriverà l'inverno. Ho già costruito la stufa, forse non ho fatto la mossa giusta, ma ci servirà e non potevamo non avere i componenti per costruirla dopo. Quindi quella servirà per mantenere in salute i nostri sopravvissuti. Non ho potuto usare i componenti che ho usato per la stufa per fare altre cose. Speriamo di non pentircene in un prossimo futuro. Per il momento su This War of Mine è tutto, spero che ci rivedremo al prossimo episodio e grazie per essere stati con me. Alla prossima, ciao!